io sono dell'idea che se viene in testa un tale della famiglia Agnelli di comprare i diritti di Proust e poi dire vabbè adesso non si pubblica più Proust, io mi ritengo più che autorizzato a farne le fotocopie e a diffonderle. Negli anni in cui Piero comincia la sua formidabile attività di collezionista e di acquistatore clandestino, i film non esistevano. Ma io non avevo allora neppure la più vaga idea che si potesse acquistare in proprio un film. E difatti, secondo la legge, probabilmente non si poteva affatto. Non direi che fosse un cinefil, la parola cinefil è un po' limitativa. Lui amava il cinema come una componente della sua vita. Sembrava un grande caratterista di un film con Bogart, che era comparso non si sa come a Padova e parlava di cinema appunto con una facilità di tirarti dentro, sorprendente. Non è stato ispiratore, è stato di più. Abbiamo respirato insieme, quindi un co-ispiratore, un cospiratore, ecco, un cospiratore. Gli piaceva l'idea che noi ragazzi avevamo di lui, di un dirigente del servizio segreto inglese che smista i suoi uomini a comprare copie negli aeroporti d'Italia meno sorvegliati dalla dogana. Era il conservatore meno conservativo, meno mummificato esistesse, l'elasticità di chi capiva il cinema.